I bambini che dormono dopo una giornata piena. Io sono qua davanti alla porta della nostra casetta dopo una cena incredibile, la base di tutto. Solo profonda, enorme, sincera gratitudine. Se si pensa che il fatto di filmare, come il fatto di scrivere, è un atto proprio di libertà massima, è giusto che chiunque possa riprendere, che chiunque possa fotografare, che chiunque possa dire la sua anche attraverso le immagini. Poi chi sarà più bravo avrà una maggiore capacità di sintesi. L'idea mia è quella di realizzare un documentario parallelo. Io sono sempre stato l'uomo delle cose strane, nel senso dei pensieri strani, e poi a volte senza avere il coraggio di portarli avanti fino in fondo me li sono visti passare fatti da altri dopo un po' di tempo, e questo, credimi, mi ha dato un'amarezza e un dispiacere incredibile. Oggi voglio arginare questo fiume mio interno, questa oscurità, e voglio realizzare a tutti i costi. Il tuo nome sta riprendendo il fuoco. Sono Simonetta, sta riprendendo il fuoco. Perché lo stai riprendendo il fuoco? Perché mi piace. Cosa ti piace del fuoco? La vitalità. Ah, addrizziamo l'immagine. Ok, così è addrizzata. Così segui la linea del cammino stesso. Allora dicevi? Stai riprendendo il fuoco, Simonetta, perché? Che è una cosa viva. No. Alberto! L'hai visto su internet? Sì. Che cosa aggiungeresti a questa immagine? Musica, le voci che sentiamo in... E che musica aggiungeresti a questo? Si può suggerire? Musica. Come? Musica. Allora drizzi l'inquadratura, per favore. Lirica. E tipo quale? Tipo quale? Tipo... Cavalleria rusticana. Cavalleria rusticana? L'apertura oppure un... oppure un duetto? L'apertura. Siccome qua vicino c'è un campo di allenamento, ogni tanto perdo la scaricare, io poi vado provando per terra. Meraviglia! Silenzio, grazie. No, lo so, ma... Ciao ragazzi! Ciao Uffo, grazie! Secondo me ci sta bene col fuoco. Vi posso salutare? Sì, un attimo. Ci sta? Ma come ti è venuta la cavalleria rusticana? Perché è la mia preferita. Beh? La mia preferita. Allora, io mi sono portato con una foto sempre la mia telecamerina, e non pensavo di usarla, sinceramente. Perché la uso io per la telecamerina non la serve per cogliere l'attimo. Alberto, è una domanda banalissima. Quanto siamo quello che siamo? Quanto siamo quello che siamo? A volte troppo, a volte troppo poco.
plastica di... e siamo quello sembra che minchiata, ma è proprio così. Che direbbe plastica fa? Siamo tutti. Allora, quella di Marzullo, no? Quanto siamo? Certo, a volte molto, a volte troppo poco. L'artista a volte si trova davanti a un muro. Non solo l'artista, tutti ci troviamo prima o poi davanti a un muro. Se siamo artisti poi abbiamo una disposizione emotiva diversa, però il muro ce l'abbiamo tutti, dentro e fuori. Noi, cioè io, no. Voglio dire, chi sono io? Zero. Zero. Mi invento queste cose, sono fuori dai circuiti, scrivo. È Marrovello. Sì. Ecco, allora la difficoltà. Noi che ruolo abbiamo? Ci sono degli spazi allora, per quelli che sono zero. Allora, gli spazi sono da quelli che sono 2, 3, 4. Sì, d'accordo. E noi che siamo zero, dove ci mettiamo? Dove ci poniamo? Dai, emergente non vuol dire che hai 20 anni, no? Io per esempio ho prodotto 3 cortometraggi, vado in giro per i festival, però poi per l'accesso ai festival più alti sei, come dici tu, un invisibile, uno sconosciuto. Insomma, invisibili. Cosa vuol dire? Cioè, cosa vuol dire avere la necessità di girare come sto facendo io adesso con te, di realizzare, di raccontare? Cosa vuol dire per te? Beh, io penso che sia un istinto. Per esempio, io faccio situazioni realistiche, non si può chiamare più neorealismo, io faccio storie urbane, black comedy e drammi. Tu stai facendo una situazione reale, è molto bella quello che fai, vuol dire che c'è un amore dentro, però poi tutto si deve evolvere sia nel lavoro sia anche in un piccolo business, sennò qui è fino tutto, cioè noi facciamo un mazzo tanto, siamo indipendenti perché i soldi li cacciamo noi, no? Ecco, io sto cercando di capire come e in che maniera nel film Harry Potter loro vanno contro un muro, ma è una magia, certo. No? Il binario 9.5. Però se hai coraggio e ti butti contro il muro puoi immaginare di sfondarlo come poi accade. Questa inquadratura qui, guarda, dei palazzi, no? Allora, immagina proiettata in un grande schermo, secondo te è cinema? Bella domanda. Cos'è il cinema? Metti che tu sei in sala e apre questa inquadratura. Beh, vedi che c'è prima e che c'è dopo, no? Perché la singola sequenza può essere tutto. Allora, mettigli una cosa prima e metti una cosa dopo, oppure metti una cosa dopo soltanto. Mm. Beh, sì, può diventare cinema, certo. Può diventare cosa gli cinema. Metti prima? A questa inquadratura, metti un prima e un prima, dopo, o solo un prima? Io passo un attimo lì. Allora, se parti così da lontano, poi mi avvicino, io in genere metto un dopo. Questo è il prima e poi metto un dopo. Ma se no così è come, guarda, devi raccontare qualcosa, è difficile. Scrivere con le immagini. Scusa, come fare un sogno alla fine. Hai detto poco fa il sogno tu. E continua a ripetere che il cinema è veramente un sogno perché è un discorso fatto per immagini. Noi facciamo nei sogni i discorsi con le immagini. Non lo dico io, lo dice Freud. Facciamo ragionamenti con le immagini. Allora, si intitola... Un sole d'acqua mia, un sole d'acqua mia, questo sol è veramente felice. Sole d'acqua mia, questo sol è veramente felice. Poi ci sono tanti altri tipi di muri, per l'appunto. Questo che può pensare poi alla fine, cioè alla fine puoi trovare che ci sono dei varchi e allora effettivamente da lì puoi passare. Oppure puoi provare a scalarlo, sono due cose molto diverse secondo me, appunto. Trovare il varco o pensare di scalarlo. Sfondarlo come fa Harry Potter è già qualcosa forse di, appunto, come
che gli studiosi che ti riferiscono che è impossibile, sì, probabilmente è impossibile, però dipende da cosa è fatto questo muro. Consigliano di girarsi e guardare dall'altra parte? Sì, beh, qualcuno potrebbe dire che questo significa scappare. Lo descriviamo assieme, cosa vedi in questa fotografia? Beh, vedo un paesaggio urbano, vedo un cortile, vedo delle case, vedo un'immagine che mi sembra anche datata rispetto al momento che noi stiamo vivendo adesso. C'è qualcosa che mi riporta indietro nel tempo. Quindi vedo l'organizzazione, vedo la composizione, più che le singole cose. Un'immagine quadripartita, poi divisa in tre. Ma io faccio la fotografa, quindi questa è deformazione professionale. Io, Vincenzo, cognome, autorizzo il trattamento di questa intervista. Prego. Intervista di chi? No, devo registrarlo, se no non lo posso utilizzare. E che intervista di chi? Può fare il film? Ma l'abbiamo già fatto, io ti ho fatto già le riprese. Ah, sì. Io Vincenzo, autorizzo Vincenzo, il trattamento. Vincenzo, però basta non fa attaccare. No, perché deve fare attaccare? Allora, io nome e cognome, autorizzo il trattamento. Allora, io Vincenzo. Io punto, Vincenzo. Punto. Autorizzo il trattamento di questa intervista, prego. Io autorizzo il trattamento per questo servizio. No, servizio, intervista. Ah, intervista. Speriamo che è intervista buono. Speriamo che è intervista buono. È un film, non è un'intervista. Ah, è un film. Stai facendo parte di un film. È vero. Possiamo chiudere un po' di luci? Certo. Sto giocando a folletti quest'anno, eh? Questo sto pulendo, ora pulisco io. Vieni a fare gomito? No? Sì, vengo. Spegni un po' di luci, quando sono di luci. Questo qui c'è il vostro caricabatterie? Sì, c'ho il caricabatterie. Sono arrivando a Roma alla ricerca della mia passione, della mia vera natura, del mio essere. Della libero. Tua strada illuminata. Esatto, della mia strada illuminata, del mio essere. Guarda, io sono fermo con la camera, no? Guarda. Ho capito perfettamente quello che stai facendo. È praticamente fermo con la camera e gira tutto attorno. È una coincidenza con la propria esperienza personale. Voglio dire che il regista deve essere curioso. Deve essere curioso, deve essere uno che si impiccia, deve essere uno che si impiccia ma che vuole ascoltare più che parlare e quindi assimilare e apprendere cose che magari non hanno nulla a che vedere con il suo vissuto personale. Quindi il regista è curioso e il cinema ha questa straordinaria prerogativa di poter guardare anche oltre l'esperienza personale di chi il cinema lo fa. E ho iniziato così a caso alla festa del cinema ed è un gioco fantastico sull'ostacolo e sulla frustrazione di chi in un panorama di cinema che fa cinema. C'è chi fa cinema, c'è chi sta per fare cinema, c'è chi guarda il cinema, c'è chi cerca una strada per il cinema. Io sono in questa ipotesi. Ti posso dire, a me piace il tuo entusiasmo, il fatto che tu continui a credere in questo paese. Io so anche il perché tu continui a credere. Da dentro di te esiste questa speranza. Ma io quello che di te so profondamente è che tu sei uno che non molla. Tu sei, no? Un martello pneumatico, e questa è la tua qualità. Tu più vedi difficoltà, più continui a combattere. Cosa penso del tema? Cosa penso del fatto che tu mi di abbia tutto chiamato? Che ti ho detto. Di tutto. Ma la parola che mi ha colpito di più è stata frustrazione, devo dire la verità, su cui ho fatto un piccolo sobbalzo, perché credo che sia un tema enorme di questa nostra contemporaneità, e particolarmente per chi sta in un luogo bellissimo come questo, con tanti bellissimi colori, con questa luce satura, però poi quello che abbiamo dentro, appunto, come tu prima dicevi, è un muro in realtà, che non è neanche così bello come quello che abbiamo davanti.
veramente sapere che qualcuno con le proprie gambe e con i propri sogni riesca a realizzare, anche se in parte qualcosa che vada contro la frustrazione, trovo che sia la cosa più bella. E allora forse te la meriti questa luce. Quando ti incontrai alla fontana, ero inginocchiata che tu lavavi. A mia mi paristi una maronna che pregavi, mentre i sopra lordi tu lavavi. In mia sentì un grande, grande amore. Tutta la vita mia con te voglio passare. Alla sera, sai, quando tramonto il sole, il cuore mio soffre, soffre d'amore. Dico, allora, cos'è per voi il cinema? Sinonimo di felicità, di benessere, di star bene, di essere in un altrove. Il viaggio, la strada, la vita, la musica, i mondi del cinema, la scrittura, il suono, cioè il coinvolgere tutti questi mondi insieme in un unico linguaggio, che è quello del cinema. Può filmare dove le pare, vede? Ma sta già registrando, no? Sta registrando, c'è il bollino rosso, vede? Ragazzi, ci mettiamo qua e ci facciamo fare una foto. No, non in controluce, se si mette davanti è meglio. Qua. La foto di gruppo. Allora ragazzi, la foto di gruppo ci vuole, perché questa luce è pazzesca. Allora amici, vi presento in ordine di fila. Domenico. Giuseppe. Giuseppe. Marilena. Marilena. Patrizia. Patrizia. Aldo. Aldo e la grande Angela. Angela. Io sono Salvatore e stiamo girando queste scene. L'operatore in questo momento come si chiama? Antonio. 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 Un applauso a Antonio, grazie. Grazie Antonio. Quanto siamo come siamo? Alberto mi ha quanto detto quanto siamo come siamo? Sì, Alberto mi ha detto bella questa domanda. Si è fermato a pensarci. Siamo quello che siamo nel momento in cui siamo, cioè ora io sono quello che sono adesso, certamente sono diversa anche da stamattina e sarò diversa domani, visto che vogliamo complicare il discorso, io penso che sia così. Poi che cosa c'è in questo cambiamento? Dipende dalle persone. Ci sono persone che non si muovono in 100 anni di vita, ammesso che ci arrivino, ci sono persone che fanno percorsi molto rapidi e quindi anche una giornata può essere una lunga strada. Quindi siamo quello che siamo nel momento in cui siamo, questa è la mia risposta. Il problema è quanto ne siamo consapevoli, questa è già un'altra cosa. Beh, la grandezza per me è l'opposto della mediocrità. E la mediocrità in tanti sensi. Nel senso fare cose solo per rimanere nel giusto, senza sforzarti, senza rischiare. Quello mediocrità, magari anche adagiarti in quello che sembra lo standard, per me è mediocrità. Preferisco una persona che rischia e sbaglia che una persona che fa le cose, diciamo, per bene, come fanno tutti. Ce l'hanno nuova! A te ve lo stucca! E i soldi? No, i soldi c'è. Ah, i soldi c'è, poi i soldi scompariscono qua. Vediamo cosa abbiamo fatto. I soldi? O signore, che dice signore? Basta una cosa, causa per che sei lì a i soldi. Ma non lo so, spero che nasca una bella cosa per tutti. E per tutta la gente che comunque ruota intorno a questo mondo che è meraviglioso ma è durissimo. È durissimo, ti fa scoraggiare tante volte, ti dà tante soddisfazioni altre. Non lo so. Entriamo in un sogno, una situazione che ci conquista. Poi quanto è il risveglio dal sogno che ci fa incartare? A volte può essere un risveglio che apparentemente è disastroso e in realtà poi ti accorgi che non lo è. Altre volte scopri che in realtà non ti sei mai addormentata o forse starai ancora a dormire chissà per quanto tempo. Non è una domanda a cui è difficile rispondere, però sicuramente ci sono tante variabili che contribuiscono a rendere questo risveglio
caratterizzato appunto da tanti aspetti, anche molto diversi tra di loro. Il risveglio, detta così, proprio è un risveglio e quindi è una cosa positiva, secondo me. Comunque, perché una cosa che finisce ti porta a qualcosa che comunque inizia di nuovo, no? Come la mattina, quando ti svegli, comunque sia, con tutti i sogni belli o brutti che hai fatto sono passati, quindi comunque quello che hai davanti è una cosa nuova. Ah, buon dì. Prego. Io ho bisogno di uno zucchero di canna, vero? Certo, arrivo subito. Uno o due buste, eh? Senta, me lo toglie il bicchiere che è fuori dall'inquadratura? I bicchieri danno fastidio all'inquadratura. No, no, dall'altra parte che li possono... Li metto di qua? Sì, grazie. Giustamente lui non sapeva, o forse lo sa. Certo. È una pratica che lui fa sempre? No, no, no. È la prima volta che viene? È la prima volta che vi vedo. Benissimo, che sei carino. Come ti chiami? Io mi chiamo Salvo. Piaceresti. Piacere. Che carino che sei. Quindi che altro devo dire? Niente, quindi sono qua perché ora mi sono liberata di tutti questi scheletri che mi portavo dentro l'anima, no, nell'armadio. E niente, ora ho deciso che tutte le cose mi stanno cominciando a andare bene, ma anche prima andavano bene, ma io non le vedevo. In questa strada affollata di tanti che inizio la loro giornata, con questo sole magnifico che illumina tutto e tutti, in questa condizione mia di travaglio, frutto di una grande determinazione, io rinnovo i miei obiettivi, io rinnovo il desiderio di cambiare, il desiderio di cambiare senza snaturarmi. Il desiderio di sconfiggere i miei limiti. Il desiderio di vivere bene. Ieri ho disegnato un sole. Il sole del cambiamento, una luce interiore che prende sempre più forza e si espande. Una luce interiore che significa purezza, che significa ascolto, che significa condivisione. Davanti a me c'è ancora tanto lavoro. Questa è l'esperienza che voglio fare. Questa è l'esperienza che voglio raccontare. Questa è l'esperienza che voglio condividere. Questo è il mio contributo. Che figata, eh? Grazie Giuseppe. Mi sono anche un attimino avvicinato a te quando hai fatto bene. Bene, figo, grazie. Hai qualificato la mia richiesta, ancora più bella come cosa. Probabilmente ci accomuna la curiosità a me e a te. La curiosità sicuramente. A volte alcuni muri ti possono un po' frustrare in questo senso la voglia di curiosità, sicuramente. E quindi a volte può capitare che ti senti privare di questa curiosità anche non volendolo. E sono momenti che della vita devi passare forse anche. E quanto è utile vivere la curiosità con altri che la vivono, o è un casino nel quale tu esci? Cioè, la curiosità diventa una problematica con chi non è curioso e vive della tua curiosità, o chi è curioso come te
e condivide, e quindi condividi tu, capito, la curiosità, capito, dell'altro? Allora, guarda, io penso che l'ambito delle relazioni umane sia una delle cose più affascinanti, muro o non muro che ci sia. È la cosa veramente più bella, è la sfida più bella che possiamo noi avere. È la più potente e forte è quella che abbiamo con noi stessi, certamente, però la più entusiasmante è quella che noi possiamo provare ad avere con gli altri. My opinion. Yes, your opinion. Cinema for me is storytelling. Story is about life, about history, about emotions, about everything within life. And you can tell the stories with sound, with words. And the cinema has the immense capacity, in fact, to combine all those things, sound, image, and the written word. Ti dico, trovo una mediazione senza arrabbiarmi, senza rancore, cioè accogliendo tutto, tutte le sfumature. E tu riesci sempre a non arrabbiarti? Ultimamente sì, sì. E ho deciso di avere il meglio della mia vita, ecco, senza accontentarmi neanche di una briciola. Questa forse era la cosa più interessante della tua domanda, e io forse involontariamente o meno non ho centrato nella mia risposta questo tema, quanto noi siamo in grado di sfruttare il nostro tempo, pochissimo, normalmente pochissimo, e quella è la frustrazione da cui eravamo partiti, certo, pochissimo, troppo poco. Quanti momenti di una giornata noi potremmo dire sì sì, li vorrei rivivere, sono stati interessanti, mi hanno arricchito, è stato bello, pochi, perché normalmente, cioè, anche solo a pensare i quotidiani impegni, il lavoro, la ripetitività, anche lì ci può essere un certo, non dico fascino, ma una certa consolazione, no, di queste piccole abitudini, però non è certamente il tempo forse per come ciascuno di noi vorrebbe viverlo. Una ragazza che fa danza, poi non ti piace più la danza, e farò il piano con te, che ti piace molto il piano con te. Alcune volte ci viene, perché alcune volte deve fare un lavoro, un lavoro, un lavoro.